Ciao a tutti amici, bentornati in casa di Raffia la Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare un buonissimo secondo leggerissimo. Sto dicendo leggerissimo, sto parlando delle polpette al vino bianco. Andiamo su con la ricetta. Allora, per fare le nostre polpette ci vogliono 250 g di petto di pollo, oppure nel caso si possono anche fare con la carne di vitello, Quindi chi preferisce il pollo lo può fare col pollo, chi preferisce il vitello può farne anche col vitello. Un uovo intero, 5 g di sale fino, 5 g di prezzemolo tritato, 60 g di pane che io ho ammollato con 250 ml di latte, 50 g di parmigiano, farina quanto basta, un 200 g di vino per andare a friggere le nostre polpette, perché noi non li friggeremo nell'olio, ma bensì nel nostro vino cotto. Incominciamo a tritare il nostro petto di pollo. Allora, ragazzi, abbiamo tritato il nostro petto di pollo, ovviamente adesso inseriamo prezzemolo, sale, uova, parmigiano e poi andiamo a strizzare il nostro pane. Quindi lo strizziamo e lo inseriamo. Allora, abbiamo inserito tutti gli ingredienti, poi ho impastato il tutto. Adesso dobbiamo formare, come al solito nostro, le nostre polpettine. Una volta fatti a palline, li passiamo nella farina e li giriamo. E li inseriamo sul piatto da portata. Quindi con il nostro impasto formiamo tutte le nostre palline, infariniamo e mettiamo in piatto. Una volta formate le palline, adesso ci spostiamo sul piano cottura. Ragazzi, siamo passati sul piano cottura. Come vedete, ho messo una padella con i 200 g di vino bianco. Adesso aspettiamo che incominci a bollire il nostro vino e poi possiamo inserire le nostre polpettine. Qui è il bello di queste polpette, perché, come ho detto prima, non vengono fritte, che non sono pesanti e non fanno male, ma sono leggere perché vengono fritte nel vino bianco. Quindi aspettiamo che bolle e poi ci vediamo tra 5 minuti. Siamo arrivati alla temperatura per poter inserire le nostre polpette, quindi inseriamo e facciamo cuocere sia da una parte che dall'altra. Bastano solamente un paio di minuti da una parte e un paio di minuti dall'altra parte. Allora, siamo arrivati al momento dell'uscita delle nostre polpettine e le inseriamo su un piatto con carta assorbente. Allora, ragazzi, prendiamo una polpettina, vi voglio far vedere come vengono da dentro. Guardate, sono, guardate, morbidissime, non si vede tanto, sono semplicissime da fare e soprattutto sono buonissime e leggerissime, perché non abbiamo bisogno della nostra frittura che fa male, come tutti sappiamo. Beh, spero tanto che anche questa bellissima e straordinaria, perché noi adoriamo queste polpette, vi piaccia. Mi raccomando, spolliciamo alla grande e ci vediamo ad una mia prossima ricetta velocissima.